Allora, ciao a tutti, benvenuti. Questa probabilmente è l'ultima live prima delle vacanze estive, poi ce ne andiamo tutti al mare o in montagna a seconda delle abitudini. Io ho ancora un mese da star qua, però vabbè, qualcuno è già andato, qualcuno andrà. E fa caldo, fa tanto caldo. Ciao Franci. Ciao Mauro. Ciao Benjamin. Allora, dicevamo. Allora, prima di tutto volevo ringraziare tutti voi che ci seguite e che siete con noi stasera e tutti quelli che arriveranno. E volevo ricordare i nostri canali. Giochi di Gusto è presente su Facebook con il gruppo Back to Pizza Club. Abbiamo un canale YouTube sul quale fondamentalmente pubblichiamo le dirette, vengono rimontate in modo che siano un po' più fruibili su Facebook, su YouTube e le pubblichiamo qualche giorno dopo. Il canale YouTube è Giochi di Gusto e lo shop naturalmente www.giochidigusto.it, dove è possibile acquistare prodotti e accessori dedicati alla panificazione amatoriale, però a tutti gli effetti accessori professionali, insomma, accessori e ingredienti, farine, tutto quello che riguarda l'attrezzatura, eccetera, eccetera. E soprattutto, ragazzi, soprattutto io casualmente ho sempre qua una bella copia, le nostre box. Le nostre box, scatole arancioni luccicanti con dentro i nostri manuali, che non sono altro che dei manuali che vi insegnano a fare la pizza. Per il momento sono due, la box Milano e la box Napoli. Box Milano ha come scopo, diciamo, farmi fare un eccezionale trancio milanese, mentre la box Napoli per la napoletana, naturalmente. E oltre al manuale, nella box Napoli ci sono anche i video dell'amico e pizzaiolo Mirko Savoia, che saluto. A settembre uscirà la terza box, ormai lo sanno tutti, sarà sulla focaccia genovese e probabilmente esce un po' prima di fine settembre. Questa è un'ultima news, vediamo se ce la facciamo, dai. Comunque a settembre esce sicuro 100%, oggi abbiamo finito la stesura e quindi dovremmo farcela. Ma veniamo all'argomento principale di oggi. Ho voluto invitare Giulio De Silvestri, Mondopane per chi non lo conoscesse, perché nell'ultima live con Laura qualcuno aveva chiesto di tramutare la ricetta per la teglia fatta con lievito di birra nella stessa ricetta fatta con lievito madre. Non abbiamo risposto perché fondamentalmente non è possibile fare un'equivalenza e quindi volevo approfondire con voi il discorso lievito madre. Siccome io sono solo un utilizzatore e non ho abbastanza conoscenza per poterlo fare, ho chiesto a Giulio di intervenire, ha dato la sua disponibilità e per questo lo ringrazio molto. E tra l'altro con Giulio abbiamo fatto il corso sia io sia Federico, che prima maleducatamente non è entrato, ha salutato e io non l'ho cagato. Ciao Federico, ciao Francesco, ciao a tutti ragazzi, siete veramente tanti, grandi, grandissimi. E chi non conoscesse Giulio, ma è impossibile, comunque andate sul suo profilo Instagram, mondo-pane. E vediamo se riusciamo a farlo entrare. Ah, tra l'altro, nella diretta ogni 20 minuti più o meno, magari ci fermiamo e cerchiamo di rispondere alle domande. L'idea era quella anche se qualcuno voleva salire, cioè nel senso aveva piacere a partecipare alla live, lo facciamo anche intervenire in live, così può fare le domande a Giulio di persona. Scusa, Fede, tanto lo so che lo sai che sono una cattiva persona, quindi. Ciao Davide, ciao a tutti. Dai, vediamo se è arrivato Giulio. Ciao Vittorio, grande Vittorio. Oggi abbiamo fatto una bella chiacchierata con Vittorio, grande persona. Grazie. E allora, vediamo se è arrivato Giulio. E vediamo di invitarlo, Giulio. O se ci ha tirato il bidone. Per il momento non c'è.
momento non c'è e vediamo di recuperarlo. Ragazzi, il bello della diretta questo, eh? Andiamo qua, eccolo qua. Ciao Marco, ciao a tutti. Aspettiamo che arrivi, perché lui è una persona molto impegnata. Eccolo qua, è arrivato. Date pazienza, arriva subito, eccolo qua. Ciao ragazzi, oste che luce, aspettate un attimo, forse è meglio così. Ok, meglio. Ciao a tutti ragazzi, com'è? Mi sentite, mi vedete? Ti si vede perfettamente, ti si sente perfettamente. Ok, perfetto. Eccoci grande, qua. Grande, grande. Allora Giulio, io volevo innanzitutto ringraziarti per aver accettato il nostro invito. Grazie a te. Io, vabbè, io e Federico abbiamo fatto il corso con te, io di lievito, lui di panettone. Io sono rimasto molto colpito dal tuo approccio. Io ne avevo fatti altri di corsi e mi sono stati tutti molto utili. La cosa figa, diciamo, del tuo approccio è quella di aver portato, diciamo così, le conoscenze teoriche a livello amatoriale, che non vuol dire averle sminuite, vuol dire averle adattate a quelle che può essere le difficoltà o comunque le abitudini che abbiamo noi in casa. Poi correggimi se sbaglio. Se no, vuoi presentarti, vai a ruota libera. Allora, ciao a tutti ragazzi, come sempre è un onore, è un piacere poter essere l'ospite di dirette che insomma sono sempre cose che ho sempre visto come è fruitore della diretta, mentre qua sono l'ospite, è un onore. Allora, sono Giulio, sono un laureato in scienze alimentari, faccio appunto consulenze, corsi in merito alla pasta madre, al panettone e al pane, ormai da circa un anno, quindi è un po' che ho avviato questa attività, devo dire che sta andando bene, quindi sono contento. L'obiettivo delle mie consulenze è più che altro quello di fornire delle conoscenze utili per controllare il prodotto, insomma, per capirlo al massimo, non per dare un metodo insomma, preciso per fare, che ne so, il panettone bucato milanese o il metodo della pasta madre, ma per dare delle conoscenze generiche utili per capire i concetti alla base, quello che insomma, è importante secondo me. Bene, 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 bene. Vabbè, io mi presento ai tuoi, Dai, che magari non mi conoscono. Rudy è un mio cliente, ex cliente, persona squisita. Ho preso da lui, dal suo sito Grazie. Giochi di Gusto e-commerce, delle cose. Devo dire che offre un servizio pazzesco. Quindi, ragazzi, se volete comprarvi una teglia, un mix di farina apposta per la pizza, eccetera, andate da lui che è veramente in gamba. Sì, che tra l'altro tu hai preso le teglie subito dopo che ti è arrivato l'F1, sbaglio? Esatto, O in contemporanea, insomma. Sì, più o meno. Mi Sì, mancava sì, la sì. teglia, ho detto, vado da Rudy che sicuramente ha la teglia migliore possibile. Beh, dai, sono teglie in ferro blu, sono fatte con i criteri che devono essere fatte, doppi Esatto, dromali, eccetera, sono. eccetera. Sì, le uso anch'io, quindi funzionano bene. Vabbè, io sono un ragazzo, un ex ragazzo di 48 anni. Nipote d'arte, perché è mio nonno e poi suo figlio, che sarebbe mio zio però, e quindi il mio bisnonno e il mio prozio facevano i panettieri e io dopo anni non ho continuato a fare il panettiere, però diciamo che un piccolo negozio me lo sono voluto aprire anch'io. Vabbè, la passione per la panificazione l'ho sempre avuta, ho sempre voluto approfondirla, ultimamente facendo corsi e vari dal vivo piuttosto che per le cose che mi interessavano. Quindi dai, io continuo a formarmi e cerco sempre di migliorare, sia dal punto di vista professionale con Giochi di Gusto, sia dal punto di vista personale con quello che è la panificazione, perché poi mi aiuta anche nel lavoro fondamentalmente. Conoscere i processi mi aiuta poi a scegliere meglio magari le materie prime da vendere, eccetera, Esatto, eccetera. assolutamente. Dicevo prima,
che l'idea di invitarti era partita dal fatto che con la live scorsa con Laura Sciotti, che tra l'altro saluto, non ci segue perché mi ha detto che vada a fare, quindi vabbè, la saluto lo stesso, qualcuno chiedeva di trasformare, diciamo, una ricetta per pizza in teglia, fatta con lievito di birra, lievito compresso, di trasformarla nella stessa ricetta con lievito madre. Noi non Certo. abbiamo risposto perché rispondere non era semplice. E quindi ho voluto invitarti proprio per questo, per cercare di approfondire il discorso del lievito madre e capire magari perché non si può fare veramente un parallelismo tra il mondo di un lievitato fatto con lievito di birra e quello che... Se ti va di spiegare in modo sommario, diciamo, quali sono Certo. le principali differenze tra i due Allora, lievitati, vai. diciamo che quando parliamo di lievito madre e lievito di birra si parla di due mondi totalmente diversi, perché si parla di due lieviti che però hanno una composizione molto molto distante. Lievito di birra può essere considerato come un piccolo giardinetto con una sola tipologia di pianta che coltiviamo con un assoluto controllo e dove c'è quindi una varietà di organismi molto ridotta, di conseguenza anche le caratteristiche finali che si possono ottenere nel prodotto finito sono più limitate come caratteristiche. La pasta madre è una foresta selvaggia, quindi ha all'interno una varietà enorme di microrganismi che sono in competizione tra di loro, alcuni sono in collaborazione, diciamo, e quindi ci offre delle caratteristiche molto più importanti, più ampie, ma ha anche una complessità molto più importante. Quindi richiede delle conoscenze molto più approfondite rispetto invece all'utilizzo del classico lievito di birra. La conversione tra i due lieviti non si può fare perché se si parla di due cose molto diverse non ci sono dei collegamenti diretti. Quindi non posso dire che al posto di 20 grammi di lievito di birra metto 200 grammi di pasta madre perché parlo di qualcosa che vi dà caratteristiche totalmente diverse. E quindi non posso fare una conversione diretta. Quello che si deve fare è invece avere in mente il tipo di prodotto che si vuole ottenere. Quello che dico sempre anche durante le consulenze, la cosa importante è avere in testa l'idea di prodotto che io voglio ottenere, che sarà diversa sia in base al tipo di prodotto stesso, ma anche in base al mio obiettivo. Per esempio, una pizza napoletana, sai benissimo meglio di me che fai delle pizze pazzesche, ha Grazie. delle caratteristiche precise. Che sono più facilmente ottenibili con il lievito di birra e non con la pasta madre. Se utilizzo pasta madre mi complico la vita a dismisura e quasi mai ho dei belli risultati. Invece con il lievito di birra riesco a massimizzare il processo e l'attività del lievito stesso per ottenere una pizza perfetta. Se faccio invece un panettone o un pane, insomma, di qualità, la pasta madre mi viene molto incontro perché mi offre delle caratteristiche che le permettono di essere valorizzata. Quindi dipenderà sempre dal prodotto, non c'è mai un utilizzo univoco, non è che devo utilizzare sempre solo la pasta madre perché quella è la soluzione a tutti i mali. No, va sempre visto il prodotto e si va a scegliere lo strumento in base insomma, al risultato che vogliamo ottenere. Sì, infatti tu hai tirato in ballo il panettone. Io qualche anno fa, prima di iniziare, diciamo, a buttarmi dentro in questo mondo della pasta madre, il primo panettone in assoluto che feci, lo feci con una biga. Diciamo che non è un panettone, è una grossa brioche fondamentalmente. Sì, È diciamo è che molto diverso il risultato, ma esatto. anche col pane è diverso. Sì, perché la pasta madre ti dà delle caratteristiche uniche che si esprimono al massimo soprattutto nei prodotti come il panettone, che si fa ecco, con il lievito madre in maniera è quasi obbligata perché c'è un disciplinare che impone l'utilizzo Sì, di non lievito potresti neanche madre. chiamarlo panettone, esatto. Esatto, se fai il panettone con lievito di birra, appunto, e stop, devi chiamarlo in altro modo perché sennò non è vendibile come panettone, quindi c'è proprio una legge Sì. precisa. Ma anche per il pane è assolutamente la stessa cosa perché per alcuni tipi di pane, anche qua non tutti, è una rosetta, una ciabatta, per esempio, è molto più compatibile con il lievito di birra rispetto alla pasta madre, quindi anche qua si può Assolutamente. Sì, parlavamo di differenziare. pagnotte di grosso, Esatto, e media e si parla grosso. però delle classiche pagnotte di grossa pezzatura
da un chilo superiore con farine, diciamo, un po' più particolari, come possono essere tipo 1, tipo 2 integrali, così via. La pasta madre ci valorizza moltissimo queste caratteristiche, quindi ci permette di ottenere dei pani spaziali, assolutamente. Ma chiaramente serve avere un lievito madre in salute. Se si ha una madre gestita male, anziché avere un pane buono, si ha un pane praticamente immangiabile che si può dare alle galline. Provato anche quello. Vabbè, le prime volte, ma io sfido chiunque le prime volte che si è affacciato al lievito madre ad averlo azzeccato, ad averlo gestito subito bene. Magari, no, per l'amor di Dio, c'è chi magari ce l'ha fatta, però insomma, magari non sono tantissimi. No, assolutamente, perché è molto complesso e soprattutto se si parte senza una base solida, ci si affida a molte fonti, no? È molto facile che si va incontro a molta confusione e fa insomma dei casini, perché chiaramente sono tantissime le informazioni che ti arrivano addosso e fare un riassunto di tutte diventa molto complicato. Quindi è molto più facile andare incontro a grossi errori e anch'io ne ho fatti tantissimi. Se guardi il panettone che facevo 5 anni fa, c'era da spaventarsi. Vabbè. Erano prodotti che facevano sibo, ma perché chiaramente hai delle conoscenze che col tempo, con lo studio, insomma, con il carattere, con le fonti giuste, con i corsi e così via, riesci a massimizzare, arrivare a un bel risultato. Sì, la cosa bella e brutta è, tu prima hai citato delle fonti varie ed eventuali. La cosa bella è che quelle fonti non è che sono sbagliate. No. Fondamentalmente deriva tutto da una gestione magari fatta in modo diverso, che però non si adatta, poi magari dopo approfondiamo questo discorso, ma non si adatta all'utilizzo o Esatto. casalingo o all'utilizzo che se ne vuole fare. Esatto. C'è Davide che fa una domanda che secondo me è interessante, anche se le domande dovevamo rispondere dopo, che lui dice, ho notato che sulla pizza in teglia con lievito madre rispetto al lievito di birra devo ridurre la fase di puntata ed aumentare quella di appretto per il discorso di tenacità. Rispondi te, Giulio. Allora, sì, diciamo che chiaramente con la pasta madre, oltre che avere gli effetti tipici della Immagino puntata solida, immagino madre che sia solida, molto sì, solida. ecco, qui abbiamo oltre che gli effetti tipici della puntata che si ha con il lievito di birra, ovvero quella di garantire, oltre che chiaramente lo sviluppo delle sostanze aromatiche e così via che servono, ma il rigonfiamento della massa che poi ha un'influenza sulle caratteristiche reologiche dell'impasto, tenacità e sensibilità così. Con la pasta madre c'è anche la variabile acidificazione, che chiaramente è importantissima e va a controcorrente praticamente rispetto a quello che è l'effetto tipico della puntata. Quindi tende ad avere, se mal gestita, chiaramente tende a darti un prodotto che subisce delle grosse variazioni reologiche, ma possono essere anche molto negative, se l'acidificazione è molto intensa. Quindi chiaramente la gestione della puntata rispetto a un impasto con il lievito di birra deve essere fatta in maniera diversa, perché sennò hai delle caratteristiche negative. E sull'appretto, idem, generalmente in appretto i giochi sono, tra virgolette, quasi fatti, quindi puoi lavorarlo diversamente, chiaramente con processi diversi, sempre in base al prodotto che si vuole ottenere. Sì, perché poi dipende anche come arrivi. Esatto. Cioè, è bello farlo, nel senso se uno vuole provare può, deve, mi sento di dire che deve provare, ma per un discorso magari personale. Però diventa così complesso fare determinati prodotti. Magari la teglia, Ciao Andrea, sei parla Andrea ancora, Aymar, sì. che seguo sempre con Ah, piacere qua ciao Andrea. che Ho fatto un guarda la corso anche con diretta. Andrea. Ciao Andrea. Ho fatto anche con lui, li ho fatti con tutti i corsi. Andrea e Stavo... Riccardo sono dei grandi. Sì. Infatti, Guardo tutte le loro dirette, tutte vabbè, le loro. ormai li hai citati, l'altro, ma tanto lo sapevi, il corso prima del tuo l'ho fatto con Riccardo e Andrea, molto bello perché vai a tirar fuori tutta la parte teorica, tutto quello che c'è dietro, tutto il retroscena, diciamo, che si è frizzato, spero lui. Ho messo le Sei cuffie così mi tornato? sento meglio, se no non sento. Ok. Vai. Dicevo, molto bello perché si parte veramente dall'inizio del lievito. Cioè, mentre magari il tuo è molto più sulla gestione, quello è più proprio sulla teoria. Diciamo sulla teoria. Adesso non voglio Sì, io far adesso confondere l'idea alle persone.
Ho differenziato i corsi, c'è un corso per avanzati, che chiamo per avanzati, quindi dedicato a chi già ha una pasta madre e vuole approfondirla al massimo, magari per avere delle correzioni in merito alla sua gestione, per avere spunti di miglioramento, ed è quello che scelgono la maggior parte dei professionisti che, insomma, che vengono da me. E poi c'è quello per principianti, dove si parte anche in questo caso da zero, quindi si parte proprio dalle basi della pasta madre e si arriva alla gestione. Ma chiaramente con Riccardo e Andrea mi devo alzare e sedermi da un'altra parte e lasciare posto a loro, assolutamente. Vabbè, dai, ognuno ha il suo angolo. No, io ho apprezzato sia te che loro, quindi vai tranquillo. Ecco, la domanda che ti volevo fare, giusto perché abbiamo tirato in ballo il discorso della teoria di tutto quello che c'è dietro, è corretto dire che la gestione di una pasta madre a livello amatoriale non può seguire le stesse linee guida? Diciamo, le stesse linee guida utilizzate nei laboratori dove la produzione è giornaliera, cioè il lievito lo usi tutti i giorni. Parafrasami la domanda, cioè nel senso, No, non ho puoi fare. capito. Diciamo nì, nel senso che i presupposti sono sempre gli stessi, cioè sia che tu sia un professionista o un amatore, la pasta madre richiede in entrambi i casi le stesse procedure, le stesse conoscenze, non ci sono differenziazioni dal punto di vista della gestione. Chiaramente quello che cambia è l'obiettivo finale, magari, no? Quindi un professionista chiaramente ha il bisogno di produrre un sacco e di arrivare a vendere dei prodotti, quindi devono essere perfetti. Ecco, l'amatore invece, ovviamente, questo non ce l'ha, quindi ha altri obiettivi. Però se si considera la pasta madre e le sue caratteristiche, per arrivare a un risultato perfetto, che sia un amatore, che sia un professionista, le basi sono sempre quelle. Poi chiaramente ci bisogna adattare la gestione del proprio lievito in base alle nostre esigenze. Se io sono un amatore che lavoro 8 ore al giorno, arrivo a casa alle 20 tutti i giorni, è chiaro che non è che posso stare lì ogni giorno a fare tre rinfreschi al lievito e arrivare in produzione come se fossi un professionista. Però devo avere ugualmente, anche se sei amatore, un approccio professionale. Non posso fare le cose così a caso, perché altrimenti non riesco con la pasta madre ad ottenere risultati. La pasta madre ha bisogno di un approccio professionale, quindi bisogna essere dei professionisti dentro, anche se non si è veramente un professionista, che non vuol dire avere un laboratorio o studiarsi la biochimica di ogni cosa, vuol dire semplicemente avere la mentalità adeguata al lievito, che significa fare, tra virgolette, dei piccoli sacrifici, se devi rinfrescartelo per fare il panettone, devi ecco, starci dietro, quindi devi avere un approccio che permetta al lievito di esprimere al massimo le sue caratteristiche, altrimenti se lo lasci, per esempio, 7 giorni in frigo e poi fai il panettone, non puoi aspettarti un panettone decente. Sì, diciamo esatto, che il discorso è che comunque è un prodotto, chiamiamolo così, che va tenuto in un certo modo. Se decidi che la tua gestione è giornaliera, tu tutti i giorni lo devi. Poi ci sono le eccezioni, sappiamo che si può conservare in altro modo, però naturalmente con tutte gli svantaggi del caso, nel senso che dopo tu dovrai fare determinate operazioni per riportarlo nelle condizioni ottimali, eccetera, eccetera. Allora, io diciamo da amatore, perché tale sono sulla pasta madre, devo dire che aver cambiato, diciamo, il mio approccio sulla pasta madre è servito tanto, nel senso che anche il fatto di gestirla abitualmente, sempre nello stesso modo o comunque controllando determinati parametri, giornalmente, cercando di tenere sempre gli stessi orari, le stesse temperature, cioè dandogli un certo ritmo, chiamiamolo così, io vedo che la mia pasta madre è sempre uguale. Fondamentalmente, se per 2 o 3 giorni non ho voglia di stare lì col piaccametro a vedere a che punto è arrivata, tanto sono sicuro che quella lì è arrivata, perché si comporta sempre nello stesso modo. Ogni tanto una controllatina gliela do per vedere, sai. Però Certo. poi se è sempre la stessa, immagino che te ne accorgi, nel senso, quando la vai a maneggiare poi vedi che è cambiata, eccetera, eccetera. Assolutamente Quindi sì. adesso ci arrivo, Federico, perché Federico ci tiene particolarmente. La mia esperienza, io ho fatto il corso con te perché forse non ti ricordi, ma ero disperato perché avevo una pasta madre
mi molto, ricordo. molto sderenata, che l'avevo Era un po' in sderenata io. difficoltà. Era un Sì. po' in difficoltà, ma poi l'ho cambiata quella pasta madre lì, perché la difficoltà grossa iniziale, che tu hai voglia di spiegargli a una persona che deve avere una determinata consistenza, un determinato odore, un determinato sapore, ma se quella persona non ha mai assaggiato o maneggiato una pasta madre tenuta bene, diciamo così, difficilmente sa cosa vuol dire quell'odore, quel... Quindi io a un certo punto ho detto lasciamola perdere la pasta madre che ho iniziato a fare io, che ho fatto, che ho fatto partire io, facciamocene dare una già in forma, perché almeno ho un punto di partenza. Quindi secondo me dal punto di vista amatoriale potrebbe essere un aiuto, perché effettivamente se uno non ha mai toccato con mano, odorato e assaggiato una pasta madre sana, chiamiamola sana, è difficile Sì. leggendo, concordi? Sì, sono d'accordo ed è comunque difficile anche se la vedi in video, perché vedendola in un video che può essere un videocorso, sì, vedi magari il colore, puoi capire la consistenza, vedi l'alveolo, ma l'aspetto sensoriale è molto comunque limitato perché la pasta madre va valutata nella sua integrità. Che significa odorarla, assaggiarla, anche capire con il tatto come si comporta, se appiccica, se non appiccica e così via. Quindi è veramente una cosa che va vista in maniera molto più ampia e questo lo puoi fare o se vai insomma, di persona a vedere un lievito madre in salute, oppure se insomma, ti va ecco, di fortuna che ti danno a te un lievito già buono, te lo vai a capire, vai a valutare e lì. Magari riesci a capirlo, però con l'esperienza, ecco, con il tempo, con il passare degli anni, riesci dopo un po' a ottenere Sì, certo. una visione un po' più precisa, sicuramente. Assolutamente, assolutamente. Vabbè, quindi sì, io volevo chiederti per chi inizia da zero, se volessimo dare un consiglio a chi domani, oggi vede la live, domani gli viene la curiosità di iniziare con la pasta madre, prima di fare il corso con te. Il consiglio potrebbe essere quello di farsene dare una o Allora, di iniziarne una da sicuramente, zero. allora, è bella domanda questa, perché ci sono dei pro e dei contro in entrambi i casi. Allora, quando uno ti dà la pasta madre già pronta, ti dà la pappa pronta, praticamente, tra virgolette, cioè hai già le basi che ti permetterebbero, volendo, di arrivare subito a un buon risultato. Quello che ti manca è la gavetta, cioè andare a crearti il tuo lievito. E capire come si comporta dalla sua creazione all'ottenimento di un risultato decente o comunque addirittura ottimo. Quindi hai in entrambi i casi dei vantaggi e direi degli svantaggi. Svantaggi più che altro di comprensione, perché se io vado a crearmi il mio lievito, sicuramente aumento il tempo per arrivare al risultato, sicuramente ci metto di più e posso andare fuori strada. Ma tutti quegli errori che tu stai facendo e tutti quei momenti di difficoltà che hai ti servono tantissimo perché fanno da base per poter arrivare poi a una comprensione globale del lievito. Chiaramente, se uno fa un corso mio o anche di altri, di Andrea, di Riccardo, eccetera, ottiene delle basi molto più importanti ed efficaci che anche se ha un lievito madre di un'altra persona comunque gli garantiscono in maniera molto buona e efficace di arrivare bene al risultato. Però io dico che comunque è utile crearsi il proprio lievito perché ti permette di partire da un qualcosa che è inerte, che è la polvere della farina e arrivare a un qualcosa che vive, che si sviluppa, che ti dà un risultato e riesci con il tempo a capirlo molto meglio, secondo me. Chiaro, chiaro, chiaro. Sì, diciamo che sarebbe carino averli tutti e due, nel senso ne fai Sì, partire uno e capisci esatto. alcune cose, sì, poi vabbè, il tempo poi diventa impegnativo perché già gestirne uno non è semplice, gestirne due diventerebbe difficile, cioè impegnativo. Sì, io ti ho fatto questa domanda perché poi sapendo certe cose è più facile, diciamo, gestire, è anche vero che se ti prestano una pasta madre performante,
tu ci fai subito un buon prodotto, però poi la devi gestire quella pasta madre lì, perché Esatto, non comunque rimane performante a sì, lungo se non la sai. difficoltà poi arriva lo stesso, cioè non è che è pronta e basta, quindi dopo un po' dovrai metterci le mani e se non sei capace di farlo, ugualmente hai difficoltà, quello sicuramente. Però, insomma, l'idea di crearsi il proprio lievito, di fare le cose da soli, secondo me, dà ancora più soddisfazione quando arrivi a un risultato, no? Rispetto a farsi dare una cosa che è già stata creata e che devi solo gestirla. Chiaro, Credo che ti chiaro, chiaro. dia una completezza di idee, di informazioni forse molto più efficaci. Sì, infatti mi era venuto in mente in questi giorni, tra virgolette, di dire, vabbè, la pasta madre che funziona ce l'ho. Proviamo a farne ripartire un'altra per vedere se cosa riesco a fare. Perché poi, tra l'altro, la cosa curiosa, ma questa è stata la cosa che secondo me mi ha un po' fregato. La mia prima pasta madre che feci partire un paio d'anni fa, e con cui feci i primi panettoni, il primo pane discreto, niente male, era andato tutto bene, nel senso, avevo letto Omnia, quindi qualcosina sapevo, ero andato in quella direzione lì. Quando ci ho riprovato la seconda volta è andato tutto male invece, quindi qualcosa mi sfuggiva, per quello che poi ho detto, cerchiamo di approfondire, poi è servito approfondire, non l'ho fatta ripartire un'altra perché non avevo voglia, però comunque la gestione, se hai consapevolezza, è impegnativa perché devi seguirlo, però è molto più semplice perché sai che Esatto. se fai quella cosa succede questo, se fai quella cosa lì succede quest'altro. Esatto. Ti puoi trovare in difficoltà, ci può voler del tempo perché a volte correggere una pasta madre magari non è che con un rinfresco l'hai corretta, No, correggimi sempre se sbaglio, servono però. quasi sempre più cicli perché i batteri, i lieviti, non è che in un secondo si abituano, hanno bisogno di tempo, come vale per tutte cose in natura. Quindi serve un po' di tempo, magari 3-4 rinfreschi, quindi qualche ora o giorno di attività, sicuramente. Ma l'importante è comunque non spaventarsi, non è che siamo qua a parlare di fisica nucleare, ragazzi, Assolutamente. è comunque una pasta madre, quindi è un qualcosa che si è sempre fatto fino dall'alba dei tempi e serve solamente avere un approccio abbastanza preciso, quindi serve un po' di precisione, ma questo vale per tutte le cose, non è che stiamo facendo una cosa che, insomma, vale solo per la pasta madre, anche se fate il giardino, se andate in palestra, ok, dovete avere un approccio di un certo tipo, se no chiaramente il risultato non riuscite a ottenerlo, e vale per qualsiasi cosa nella vita, ecco. Assolutamente. Sì, perché poi non è, cioè, come tutte le cose, quando hai la consapevolezza niente è difficile, può essere complesso, nel senso, Esatto. ma in questo caso non è neanche così complesso, fondamentalmente le No. azioni da svolgere sono poche, Sì. però vanno fatte tutti i giorni, purtroppo c'è, io vedo anche su vari gruppi, si danno consigli senza aver ben presente quello. Anche a me sono stati dati consigli senza aver ben presente cosa si sta dicendo. Nel 90% sono sbagliati quei consigli lì. Cioè, non... Questo cioè purtroppo parliamoci chiaro. sì, diciamo che è il problema, tra virgolette, dei social, no? Quello di essere bombardati da una marea di informazioni che vengono magari da persone che vogliono aiutarti e lo fanno con tutto il bene del mondo, però Assolutamente, magari sì. lo fanno avendo anche loro in testa una serie di idee non corrette che si tramandano da altre persone e così via. Quindi la cosa che va fatta è riuscire a scindere, no? Tra il vero e il falso e cercare di prendere solo ciò che realmente può essere utile. Chiaramente, se si fa queste cose affidandosi a dei gruppi o comunque delle fonti di dialogo molto ampie, così Generiche. diventa tutto più complicato perché uno prova a fare, anziché un rinfresco uno, facciamo uno o due che vediamo che succede. Ok, però se la mia pasta madre richiede magari un altro tipo di rapporto oppure ha bisogno di un altro tipo di gestione, lo faccio, però sbaglio perché non arrivo comunque al risultato. Quindi bisogna capire la base che è quella scientifica, quella oggettiva che ti dà le conoscenze che utilizzi poi per muoverti nel mondo del lievito madre. Sì, che poi io ricordo quando feci il corso con te, che fondamentalmente la svolta è stata quando tu spiegasti quella cosa, che adesso vabbè,
Non si può dire, cioè non si può dire, non è che siano segreti, però No. se uno è incuriosito naturalmente fa il corso. Però è stata veramente una molla, è una cosa su cui poi è legato tutto, che ti Sì. chiarisce, cioè fondamentalmente ti chiarisce quello che devi fare. È una stupidata. Sì, Non è una hai stupidata perché ragione. quello che c'è dietro è abbastanza complesso, però in realtà è una cosa, cioè una cosa da sapere fondamentalmente, Sì, come si comportano i batteri e come si comportano i lieti. bravissimo. Basta, hai finito, non c'è Bravissimo. null'altro da sapere. Bravissimo, Rudy, perché quello che si fa spesso con il lievito, che è uno sbaglio a mio avviso, è focalizzarsi o sull'uno o sull'altro, cioè o sulla parte batterica, sulla parte dei Bravissimo, lieviti, no? bravissimo. In realtà entrambe sono importanti perché i batteri sono fondamentali per un prodotto perché ci danno la componente aromatica, l'acidificazione, la shelf life e tantissime altre cose. Quindi devo comunque dare attenzione ai batteri. Ma i lieviti non vanno trascurati perché se loro non sviluppano, ci manca quella spinta in cottura che è fondamentale. Quindi devo riuscire a capire entrambi. Ecco, sono molto diversi, hanno diverse caratteristiche, quindi vanno capite e il fatto di riuscire a gestirli entrambi ci porta ad avere un lievito madre che si comporta in maniera perfetta. Quindi questo è uno degli aspetti più importanti. Sì, prima quando ti ho fatto la domanda se la gestione casalinga e quella professionale sono diverse, in realtà volevo riallacciarmi a questo discorso qua. Nel mio immaginario, qua correggimi se sbaglio perché è veramente il mio immaginario, perché io non ho mai lavorato in un laboratorio professionale, quindi non lo posso sapere. Chi panifica tutti i giorni, quindi potrebbe essere anche a casa, quindi chi panifica con lievito madre tutti i giorni, il problema dei lieviti fondamentalmente non ce l'ha. Perché ha sempre un lievito, sempre Bel performante point. da quel punto di vista lì. E per quello che prima ti ho chiesto se la gestione è diversa, probabilmente io nel mio immaginario penso che anche le guide che trovi, i libri, si concentrino più sulla parte batterica e poco sui lieviti, perché il laboratorio fondamentalmente il problema dei lieviti, a volte ce l'hai addirittura al contrario, che ce n'hai troppi, perché io parlando con persone che lavorano in laboratorio dicono noi lo dobbiamo tenere a bada quel lievito lì perché sennò vola. Questa è una bella considerazione, Rudy, assolutamente sì, perché in laboratorio dove la pasta madre viene continuamente rinfrescata è molto più facile andare incontro a un eccesso di lieviti piuttosto che di batteri. Ma la vera madre carica di lieviti è sempre stato il riferimento dei grandi lievitisti, perché si diceva lievito madre duro, panettone sicuro, così via, rinfreschi quasi sempre, no? Molto simili come rapporti, perché avere una dose elevata di lieviti ti garantisce la sicurezza del risultato. Perché se io ho tanti lieviti nel mio lievito madre, sono sicuro che il panettone, quando lo metto in forno, sale su. Chiaramente, adesso, negli ultimi anni, si è avuta la capacità insomma, di arrivare a una conclusione diversa, cioè che oltre che avere la spinta in cottura di un prodotto da forno, è anche importante arrivare agli gusti, agli aromi più intensi, alla shelf life, e quindi si va verso altre tipologie di gestione. Però sicuramente i lieviti da laboratorio li hai tantissimo. In casa, ovviamente, se il tempo è diverso in termini di rinfreschi, eccetera, di temperature anche di mantenimento, chiaramente avrai un calo dei lieviti che devono essere maggiormente attivati, sicuramente, Stimolati. stimolati. Ok. Michele ci fa una domanda, secondo me abbastanza interessante. Lievito madre e lievito di birra insieme, quindi lievitazione mista. Cosa ne Lievitazione pensi? mista, sì. Allora, assolutamente è un'ottima tecnica. La sinergia tra i batteri lattici della pasta madre e il Saccharomyces cerevisiae, il lievito di birra, è una sinergia ampiamente dimostrata efficace da diversi studi scientifici, perché la combinazione tra lievito di birra e batteri lattici garantisce una sorta di collaborazione pazzesca che permette di migliorare notevolmente sia la spinta da parte del lievito, sia la capacità dei batteri lattici di sviluppare molecole aromatiche, eccetera. Quindi ecco, il lievito misto è una cosa che spesso viene trascurata o nemmeno considerata perché no, il lievito madre non puoi contaminarlo con il lievito di birra. In realtà, se fatto in maniera logica, può dare ottimi risultati. Anche nel pane, per esempio, avere il lievito misto garantisce quella variazione di consistenza sulla crosta, sulla mollica, che ci permette di ottenere un pane più leggero
anche più friabile, eventualmente compensando determinati limiti che può avere il nostro lievito. Quindi è un approccio assolutamente utile. Chiaramente va fatto con criterio, appunto, non è che possiamo metterci dentro un cubetto di lievito di birra e far lavorare solo lui, perché sennò non va bene. Quindi bisogna mettere una quantità adeguata per permettere anche ai batteri di poter lavorare senza essere oppressi dal lievito. Sì, naturalmente parliamo del pane o anche Parliamo del di pane, ma il focaccia. discorso può essere esteso anche ad altri prodotti, anche la pizza, per esempio. Una pizza, Sì, un no, naturalmente. croissant, una brioche, sono tutti prodotti che si prestano molto bene al lievito misto, soprattutto appunto in ottica produzione, anche in laboratorio, dove magari si ha la pasta madre, ma non si ha il tempo e anche lo spazio così per avere un lievito madre perfetto. Quindi magari serve ottimizzare i tempi di processo. Fare il lievito misto garantisce un buon risultato, accorciando un po' più il tempo, che può essere comunque utile per chi lavora e ha moltissime cose da fare. È sicuramente una tecnica molto, molto valida. Sì, che tra l'altro sempre su vari testi, non so, mi viene in mente il grande libro del pane di Giorilli, dove ci sono le ricette, ci sono un sacco di ricette a lievitazione mista, eh? Quindi Esatto. non è, cioè, magari se ne parla poco, perché noi adesso facciamo riferimento ai social, però ma è una cosa che No, no, si assolutamente, usa assolutamente. si fa spesso. E Marco ci chiede come mai la lievitazione mista non viene mai presa in considerazione per un grande lievitato. Ah, Credo allora, non si per i possa. panettoni, perché esiste un disciplinare, che è il disciplinare del 22 luglio 2005, che vincola chiunque voglia fare un panettone o un pandoro o una colomba a seguire determinati requisiti, che sono soprattutto legati all'utilizzo di pasta madre. Ecco, il lievito di birra è comunque ammesso nel disciplinare, però l'1%, oltre non si può mettere, ed è stato messo per l'industria, principalmente L'1% per sull'impasto. l'1% sull'impasto, è messo per andare a aiutare l'industria a standardizzare la produzione, perché quando si parla di 10.000 panettoni al giorno, non puoi permetterti di avere una pasta madre che non ti fa lievitare il prodotto anche di un'ora in più. Un'ora in più sono milioni che vanno, quindi inserire il lievito di birra aiuta a standardizzare la produzione, però va messo 1% al massimo. Non si può fare un vero e proprio lievito misto, perché non è ammesso dal disciplinare. Ok. Facciamo una bella domanda piccante a Giulio. No, Vai. piccante no, dai. Ridicorsi qualche corso l'hai fatto, no? Sì, dai. E continui a farne. L'errore più ricorrente che fanno, diciamo, i tuoi corsisti o chi è alle prime armi, prima di fare il corso, naturalmente, non dopo. Certo, allora devo dire che in questi mesi, questi 8 mesi, 7 mesi di corsi, ho potuto capire alcune cose sulle varie persone che sono arrivate da me, e generalmente sono due i problemi che hanno. Il primo è delle conoscenze non corrette, quindi delle informazioni oggettivamente sbagliate. Faccio un esempio: devo mettere a 30 gradi perché mi dà più acido acetico. Faccio una cosa Sì, a caso. a caso. Quindi hanno acquisito, per diversi motivi, delle conoscenze oggettivamente sbagliate che li portano fuori strada. E questo chiaramente richiede una correzione, se no non riescono a risolvere. Secondo punto, invece, hanno una marea di cose in testa che gli fa un sacco di confusione. Confusione. E questa è forse la cosa più ricorrente. Quindi ho tantissime informazioni in testa, vado a provare un sacco di gestioni, metodo del tizio di Caio, leggo su 1.000 gruppi, leggo consigli, eccetera, ma non riesco a fare il riassunto. E qui, Sì, come avere tanti pezzi di un puzzle, ma non riuscire a metterli insieme. esatto. E infatti il fatto di fare un corso non è tanto solo utile per poter acquisire delle informazioni corrette, ma l'importanza del corso, di un corso fatto bene, è anche quella di darti un modo di ragionare efficace, perché la pasta madre, come sai, è
ha delle informazioni che puoi prendere anche online. Vai su Google Scholar, articoli scientifici sui vari articoli, sui libri dei Montanari, altri maestri, trovi tantissime informazioni. Però quello che serve anche è unire tutte queste informazioni e creare un ragionamento, un discorso che ti permetta di capire in maniera molto rapida come intervenire. Quindi l'utilità del corso è anche quella di darti un ragionamento utile, efficace, che ti permetta di dire, ok, la pasta madre è così, intervengo cos'ha? Senza pensare, no, perché i batteri lattici a 28 gradi le fanno più acido lattico, se metto a 22 invece ottengo il glicerolo che mi migliora la mobilità. Lì hai un sacco di cose oggettive, però non riesci a unirle perché ti manca il ragionamento giusto da poter attuare. Ok. Mentre per quanto riguarda le attrezzature, secondo te, cioè adesso, vabbè, chi è più magari, chi è più attrezzato, ha già per altri utilizzi, ha già magari l'impastatrice, ha già magari la cantinetta dove si fa altre cose, dove ci mette dentro la biga, eccetera, eccetera. Si parla tanto del piaccametro, dell'impastatrice, della cantinetta. Sono essenziali, sono indispensabili, si può farne a meno, non si, di cosa si può fare a meno e di cosa. Ok, allora diciamo che ogni strumento è utile perché ogni strumento ti fornisce una cosa che ti migliora molto la gestione e a mio avviso la variabile più importante, soprattutto per chi lavora con la pasta madre in casa, è la temperatura. Quasi sempre i problemi di gestione del lievito derivano, ecco per gli amatori soprattutto, da un controllo non preciso della temperatura. La temperatura. Il tipico esempio, lascio la pasta madre in cucina per 24 ore. Ok, ma quanti gradi hai in cucina? Ne hai 22, però ce li hai magari alle 2 del pomeriggio. Alla mattina quanti ne hai? Ne hai 18. Apri le finestre per cambiare l'aria perché hai fatto il pesce, passi da 22 a 16. Quindi hai una variazione di quei 4-5 gradi che possono darti problemi, soprattutto problemi di costanza. Se io so cosa, conosco le cose, so cosa devo fare, posso risolverle, posso compensare in qualche modo. Se però sono un amatore, magari mi manca qualcosina, aumento la difficoltà e quindi vado incontro a dei problemi. E quindi io consiglio una cella, una cantinetta che Macella. comunque ti permette di dare quella costanza di temperatura che è comunque molto importante per la pasta madre, soprattutto se Ci si è. sono, Dimmi. dicevo, ci sono, adesso ho visto che ci sono due prodotti interessanti da non spendere cifre esagerate. Ci sono, vabbè, le incubatrici, quelle per le uova dei rettili, eccetera, eccetera, che sono, vanno sicuramente bene perché hanno anche un costo. Però ho cominciato a vedere su Amazon dei piccoli frigoriferi. A cellette, immagino, che possono fare sia il caldo che il freddo, perché fanno Ah, no, dai. non lo sapevo. Sì. Non costano tantissimo, siamo intorno ai 60 euro. Sono Ah, beh. piccolissimi, sono da 5 litri o 6 litri. Mi spiace, potevo mettere magari mettere una foto Interessante. e poi regolare la temperatura sia in mi sembra che partono dai 6 gradi fino a una trentina di gradi, che non è Perfetto. tanto, però per il lievito No, va va molto bene. benissimo. L'importante è avere i gradi giusti, che vuol dire rimanere nella finestra di lavoro dei batteri, che è quel range lì praticamente, più o meno. E quindi assolutamente sì, non lo conoscevo, direi che quello può essere una spesa, anche non una cifra enorme, che va bene Esatto. per avere un approccio più preciso con il lievito. Poi per quanto riguarda il piacametro, sì, anche lui va chiaramente, è uno strumento in più che ci aiuta. Quasi sempre quando si ha il piacametro si tende ad affidarsi a lui come se fosse il dio sceso in terra che ci risolve Sì. tutti i problemi. E però qui si va poi a trascurare la valutazione sensoriale del lievito, che è fondamentale per farsi l'esperienza, no? Per capire il gusto dell'acidità, il profumo, le consistenze e così via. Quindi il pH, ok, è un numero, interpretiamolo però, perché va interpretato, se no non sai cosa succede. E soprattutto nelle fasi iniziali io il piacametro non lo consiglio, consiglio di valutare il proprio lievito. Quando si vuole fare quel salto di qualità in avanti, si
si può usare un piaccametro per chiudere meglio il cerchio, perché appunto il pH ti dà un'indicazione precisa in merito a come ha sviluppato l'attività batterica durante il mantenimento, durante la produzione, quindi può essere comunque utile, anche per il panettone è molto utile. Però all'inizio facciamoci un po' le ossa, capiamo il lievito senza affidarci ai numerini, dopodiché quando si è capito il lievito possiamo integrare con altri strumenti. Sì, diciamo che per esempio io il pH-metro ho incominciato a usarlo e mi è stato utile più che altro per seguire le variazioni. Siccome io cerco di avere una gestione il più costante possibile, temperatura e tempo. Non sempre ce la puoi fare perché magari devi andare via o perché, ma anche solo, che ne so, hai fatto il pane. Quindi non hai più le 24 ore, ma diventano 20, oppure quel giorno dopo a quell'ora non puoi. Quindi, io, per esempio, mi sono creato una tabella con, a seconda delle temperature, in quanto tempo arriva a quel volume con quel pH, che non mi Perfetto. serve tanto per la gestione del lievito, perché tanto è gestito più o meno sempre nello stesso modo, ma mi serve per le variazioni, quando vado via, quando ho bisogno di accelerarlo per mille motivi, eccetera, eccetera. Bravissimo. Però effettivamente. Per un utilizzo iniziale non hai tutto questo bisogno. In realtà non c'è lo stesso il bisogno, perché diciamoci la verità, il lievito non è che se lo un'ora in più, un'ora in meno, Esatto. il pH non è così ballerino. No, i pH ti serve proprio per avere la precisione assoluta, ma ripeto, questo discorso a livello amatoriale vale se però si vuole arrivare veramente a livelli alti, che sono assolutamente Sì. comprensibili. Però se si è all'inizio, comunque si può panificare senza grosse pretese, giustamente, è possibile anche farne a meno, ma quello che conta è valutare il proprio lievito, quello assolutamente. Bene, 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 bene. Vediamo se ci sono domande. Ce n'era una prima, lunga, veloce, no? Michele, ho grande soddisfazione nell'utilizzare biga. E licoli, però non so se insieme o insieme non so, non c'è boh. Biga di lievito di birra con licoli? No, qui dice biga e licoli, perché biga di licoli Allora, biga di licoli, ragazzi, non è biga, ma è sempre licoli. Quindi non cambia niente, è un è licoli sempre un. solidificato. È un licoli che ha voluto crederci di più, magari, ma è sempre licoli. Quindi è un semplice rinfresco del licoli, come lo è anche il pane. Alla fine, quando fai il pane, è un rinfresco del lievito con dentro il sale, non è nulla di diverso. Quindi rimane sempre un No, però rinfresco. vai, Biga di finisci, birra e finisci, vai. licoli, Michele Mazzoni. Ok, Lievito di birra e biga di licoli, birra e bene. licoli non ho mai provato. Tutte le strade vanno bene, assolutamente. Magari in quel caso ti complichi un po' la vita, Michele, perché metti dentro due robe che vanno gestite in maniera abbastanza precisa. Quindi rischi che vada un po' fuori strada il tutto, però assolutamente sono strade percorribili. Link della Chiedono il cella su link. Amazon. Sì, adesso lo cerco. Intanto che faccio la prossima domanda a Giulio, lo cerco Vai, così così vedo glielo mettiamo. di metterlo. Sì. Ciao Fabio, Ah, parliamo di grande. baking. Ciao Fabio. Dove eravamo arrivati? Ah, gestioni. Gestione. Si parla di un sacco di gestioni, libera, in sacco, in acqua. Metà da una parte, un po' in un modo, un po' nell'altra. Ci vuoi spiegare cosa ne pensi? Ok, allora la gestione. Anche qua spesso ci si basa sulla gestione come se anche lei fosse la soluzione a tutti i mali. Io passo dalla gestione legata a quella in acqua, così sicuramente miglioro il mio lievito. Però anche qua non è così. La gestione è semplicemente il come io sto mantenendo il mio lievito, dopodiché devo affiancarci tutte quelle variabili che sono fondamentali per poter arrivare al risultato. Quindi, prima di tutto, la gestione va scelta considerando le proprie esigenze, le proprie comodità e anche la tradizione che si ha, perché giustamente se uno mi dice Giulio, io lavoro in un panificio, mio papà da 3 generazioni mantiene il lievito legato, siamo abituati a mantenerlo legato,
assolutamente si continua con il legato, non è un problema. L'importante è avere l'approccio adeguato gestendo correttamente le variabili. Se consideriamo le tre diverse gestioni, hanno sicuramente delle caratteristiche diverse sul come si va a sviluppare il lievito. Quello in acqua, per esempio, ti dà una stabilità termica un po' migliore rispetto ad altri metodi, perché l'acqua si interfaccia, no, con l'impasto e ti dà quel controllo migliore della temperatura, e spesso questa ragione è una di quelle più importanti che stanno dietro dei miglioramenti che si ha col lievito durante la gestione in acqua. Però appunto la scelta la facciamo valutando un po' tutto nell'insieme, non pensando che cambiando gestione sicuramente cambio il lievito. Non è detto, ecco. Allora, ti interrompo un attimo, non riuscivo a farlo col mio profilo, l'ho fatto con Pippo Franco 1973, quello è il link del Ok, frigoriferino piccolino perfetto. di cui parlavo, che vendono su Amazon. Vai, continua pure. No, niente, diciamo che ecco, insomma, la gestione, appunto, sceglietela considerando quello che volete fare, la vostra comodità. Per esempio, quella libera vi dà una comodità molto alta, non Più dovete comodo. riempire bacinelle, non dovete legare nulla. Fate un salamotto, lo mettete nel contenitore e il gioco è finito. Però appunto si deve valutare un po' tutto l'insieme. L'importante è conoscere quello che si sta facendo, le variabili che influenzano il lievito, questo è fondamentale. Allora, Salvo ci chiede, che bello, se mettete il punto di domanda le domande arrivano da un'altra parte, è una figata. Allora, Salvo ci chiede, secondo te la quantità minima di lievito da rinfrescare? Io lo so, però tanto non lo faccio. Vai. Allora, dunque, la quantità minima di lievito da rinfrescare, diciamo che sì, esiste, nel senso che un corpo molto molto piccolo si interfaccia con l'ambiente esterno in maniera molto diversa rispetto a un corpo più grosso. E questa è la principale differenza, cioè una madre da 1 chilo o da 5 kg ha una stabilità verso l'ambiente esterno totalmente diversa rispetto a una pallina da 50 grammi. Quindi chiaramente anche questa è una differenza che in casa, tra chi lavora in casa e chi lavora in laboratorio, si sente abbastanza. Generalmente, ovvio che quando si lavora in casa bisogna anche arrivare a un compromesso tra quanta farina spendo per rinfrescare il lievito e gli effetti che poi ottengo dal mio lievito. Generalmente 300 grammi, 400 grammi di pasta madre totalmente, cioè totale, quindi considerando farina e acqua, eccetera, vanno bene. È ovvio che non è che si può spendere un sacco di soldi per la farina, chiaramente diventa abbastanza problematico, però non lavoriamo con quantità bassissime, quindi non mettiamo 100 grammi di pasta madre, perché potrebbero essere un po' più soggette all'ambiente, quindi con variazioni maggiori della sua attività. Esatto. Sì, diciamo che anche lì, da quando questa cosa l'ho sempre saputa, però non l'ho mai fatta. Da quando mi sono imposto di farlo, perché poi sono un po' così, no? Un po' taccagnetto, però in effetti va meglio perché comunque sente meno gli sbalzi di temperatura, è più costante, cioè hai veramente una massa che si comporta bene o male sempre nello stesso modo. Esatto, è importante. E quindi è importante. Sì, Fabio ci chiede, a te chiede, Cosa ne cosa ne penso dello pensi dello sfarinamento? sfarinamento della madre? Anch'io voglio saperlo. Ok, ma allora sicuramente è una tecnica che può andare bene se non si ha tempo di rinfrescare la pasta madre per diversi giorni. È forse più utile rispetto a uno stazionamento della pasta madre in frigo per settimane. Lì, 15 giorni? sì, diciamo che fino a quando sei a 10-15 giorni con il frigo te la puoi ancora cavare in qualche modo, però comunque la vai comunque a rovinare e devi mettere in conto che devi recuperarla, se no rimane danneggiata. Lo sfarinamento la rende molto molto inerte, quindi la va a bloccare praticamente, perché l'assenza di acqua azzera l'attività microbica, quindi la rende praticamente annullata, e quindi riesci a fermarla in un certo insomma, valore, poi la vai a riprendere dopo. Chiaramente anche lì servirà un po' di tempo, però poi magari riesce ad arrivare in maniera un po' più rapida rispetto a una madre che ha subito un'acidificazione pazzesca in frigo, totalmente squilibrata verso la componente lieviti o batteriche e così via, quindi lì può essere
che serva un po' più di tempo a riprenderla. Quindi se diciamo che se il tempo si allunga oltre, Sì, prendiamo i 15 giorni facciamo come limite massimo. 15 giorni, si va in disparinamento e non si sbaglia, ecco. Ok. E invece le farine? Cioè nel senso, questa è una domanda che veramente fanno dappertutto tutti. Voglio fartela per un motivo semplice. Io mi sono trovato. Io rinfresco sempre con la stessa farina, non perché credo che sia meglio di altre, ma perché con quella farina lì lo so leggere, cioè io so che rinfrescando con quella farina si comporta in quel modo e quindi lo leggo meglio, leggerlo nel senso lo capisco meglio. Mi sono trovato però ad averla finita quella farina e ho detto uso un'altra farina, comunque forte, era completamente diverso, non voglio dire che si è sbilanciato perché sicuramente non si è sbilanciato, però il lievito era completamente diverso. Cioè, Allora, qua bisogna fare un discorso relativo alla una è una tipologia di farina di farina. pasticceria, una è una farina di pasticceria, un'altra è una farina forte per pizza. Ok, perfetto. Quindi, la tipologia di farina può incidere sotto diversi aspetti. Primo perché le farine, oltre che darti forze diverse, quindi percentuali di proteine diverse, ti danno chiaramente anche attività enzimatiche diverse. E percentuali di zuccheri eventualmente all'interno diverse. Questi elementi possono andare ad agire sull'attività batterica. Quindi, per esempio, se ho una farina che ha un Fall-in number molto molto basso, Molto quella basso. farina si comporterà in maniera diversa rispetto a una che ha un Fall-in number molto alto, ovvero quanta attività enzimatica ha all'interno. E quindi sicuramente puoi avere variazioni che non ti aspetti. E questo lo vedi soprattutto sull'acidificazione, perché chiaramente l'avere attività enzimatiche diverse, avere percentuali di zuccheri così diverse, magari può darti variazioni anche nell'acidificazione, quindi nel quanto arriva il pH e nel come ci arriva. In quanto tempo, diciamo. Altro elemento è anche la consistenza, perché la pasta madre è un impasto. Come tutti gli impasti di questo mondo, è influenzata dalla farina che vai a utilizzare. Quindi una farina debole avrà un comportamento diverso di una farina forte, questo vale per tutti gli impasti, quindi anche per la pasta madre. Quindi se io faccio la pasta madre con una farina debole, non posso avere la stessa valutazione che adotterei con una farina forte, perché la consistenza che ottengo, quanta acqua assorbe, come va a volume, in quanto tempo ti va a volume, è diverso perché la È farina diverso. ti asseconda in maniera diversa l'attività microbica. Questo però non vuol dire magari che i batteri e i lieviti non siano in salute. Ugualmente possono Chiarissimo. essere in salute, ma il comportamento della farina e del tuo impasto sarà differente. Quindi devi essere tu bravo a fare lo switch, quindi a fare lo switch tra una gestione con una farina e l'altra. Ok, perfetto, sì. Immaginavo una cosa del genere, però diciamo che usare sempre la stessa farina è comodo, perché tu non devi, Sì, cioè non devi cambiare. certo, è comodo sempre in ottica standardizzazione, perché Esatto, sì, certo. il fatto di arrivare sempre con la stessa farina ti permette di avere sempre più o meno quel comportamento lì. Se ogni volta cambi farina, ogni volta puoi avere diversi comportamenti, quindi hai Esattamente, difficoltà quindi. nel leggere il tuo lievito. Esatto, esattamente. È come se fosse scritto con un'altra calligrafia, dai, mettiamola Esatto, così. bravissimo, Rudy, bravissimo. Michele ci chiede, lieviti e batteri si comportano in modo diverso su due paste madri di peso diverso? Abbiamo un effetto massa, ovvero più la massa è grande, più l'attività è alta o non cambia? No, Giusto io? cioè, dipende, ecco, la massa non ti influenza, sì, ti influenza, ma non in maniera diretta l'attività microbica. Non è che se io ho una madre da 10 kg, sicuramente avrò più lieviti, più batteri di una madre da 1 kg. La proporzione che si ha è sempre la stessa, ma l'effetto può essere diverso perché la massa più grande si interfaccia diversamente con l'ambiente, quindi gli scambi di umidità, che comunque sono importanti, di temperatura e così via, sono diversi e
e quindi ci sarà anche un'attività diversa, ma non direttamente legata alla massa, quanto all'influenza che la massa ha con l'ambiente esterno. Con l'ambiente E esterno, questa è la chiaro. principale differenza, ecco. Quindi ecco, adesso mi rilascio una cosa che hai detto che mi interessava molto, l'umidità. Io per esempio ho notato, il locale dove ho il laboratorio è un locale che subisce molto le variazioni dell'umidità esterna. Io praticamente d'inverno non ho umidità, cioè bassissima perché sono al 40%, mentre d'estate si alza molto. Influisce sulla pasta madre? Allora, anche l'umidità influisce, può influire, cavolo, scusate, ho avuto il telefono, può influire perché l'umidità è un elemento che determina variazioni nello scambio di temperatura, di calore anche. È una cosa, questo è importante, un ambiente saturo di umidità avrà uno scambio termico con i corpi che sono presenti al suo interno, diverso rispetto a un ambiente che Rispetto non ha umidità. secco. Difatti adesso qui a Pavia, da me, in Pianura Padana, dove sei forse anche tu di qua vicino, sei, no? Tu è qua che ci sono 40 gradi con le risaie e l'umidità alle stelle, se Sì. andiamo a fare la scampagnata alle 4 del pomeriggio ci sentiamo male, perché a parte il caldo c'è un'umidità pazzesca e quindi il nostro corpo non riesce a scambiare il calore correttamente perché l'umidità interviene nello scambio termico e tra virgolette lo stesso vale anche un po' con il lievito, quindi quello che è lo scambio di calore può venire in maniera diversa e quindi può Ah, ok. influenzare la pasta madre. Ovviamente si parla di un elemento che secondo me comunque non ha un impatto Così. così alto perché c'è sempre il glutine, ricordiamocelo che c'è sempre il glutine che è una barriera impermeabile e che quindi determina una interfaccia di separazione tra ambiente esterno e ambiente interno, quindi anche se hai tanta umidità, sì, non fai la crosta all'esterno, ma con l'umidità Ok, non riesci ad avere un ok. impatto Sì. diretto sull'impasto al cuore. Però comunque sicuramente può avere delle Uno differenze. comunque può avere. Vedi, le differenze può averle. Luisa ci chiede, si può congelare? Allora, si può congelare, sì, ma occhio, occhio perché il congelamento, soprattutto se fatto in freezer domestici, per quanto riguarda insomma, gli alimenti vivi, tipo carne, verdura e pasta madre, può essere Ok. dannoso perché quando si fa il congelamento in freezer, per arrivare ai gradi del freezer serve del tempo. Questo tempo significa, creare dei cristalli di ghiaccio belli grossi. Questi cristalli di ghiaccio vanno a rompere le cellule dei batteri, dei lieviti, quindi possono dare un forte danno. Risultato, togliamo la pasta madre dal frigo, dal freezer e perde molta acqua perché quell'acqua è l'acqua delle cellule che è uscita a causa dei cristalli e si può avere un forte calo della sua attività. Si può recuperare perché bastano due cellule nel lievito e dopo un po' E lui queste si riparte, riproducono e arrivano. Però chiaramente si può avere un calo della spinta, sicuramente. sì. Sì, diciamo che tutti i metodi di conservazione diversi dal mantenimento giornaliero comunque un po' lo danneggiano. Poi bisognerebbe capire qual è, forse quello di Esatto, sfalmarlo è quello meno bravo Rudy, bravo, dannoso. perché purtroppo in tutti i casi, che sia frigo, freezer, polvere, quando usciamo da quello che è l'ambiente ideale della pasta madre, che in pratica significa ogni giorno rinfrescarla, e nelle temperature che lei richiede, bisogna essere onesti, arriviamo a un qualcosa che potrebbe non essere utile per il nostro lievito. Però chiaramente siamo umani. Abbiamo bisogno dei nostri tempi, eccetera, e quindi se non abbiamo voglia o tempo di gestire il lievito, siamo tranquillamente liberi di avere, insomma, lasciarlo in freezer o lasciarlo Si può dalla fare, verdura. comunque si può fare. Certo. Sapendo cosa succede dopo, comunque si può fare. Marco invece ci chiede, dato un Licoli maturo e stabile, effettuando delle modifiche alla consueta gestione, in quanto tempo è possibile apprezzarne le conseguenze nel prodotto finito? Analisi stabile, dato, Non ho capito. aspetta che leggo anch'io così. Dato un Licoli maturo e stabile, effettuando delle modifiche alla consueta gestione, dopo quanto tempo è possibile apprezzarne le conseguenze? Ok, allora Marco, le modifiche e gli effetti di tali modifiche dipenderanno da che modifica hai fatto.
Quindi non è detto che tu abbia effetti, puoi avere effetti positivi ma anche negativi, quindi dipenderà da cosa hai voluto fare. Quindi per esempio passi dal 100% al 150% oppure passi dal 100% al 70%, anziché fare sempre 1-1 fai 1-2, metti dentro la farina integrale, metti la farina di segale e così via, serve, ecco qua dipenderà. Quello che insomma, ti dico per farti capire è che comunque ogni modifica sostanziale, che significa una reale variazione insomma, delle variabili che tu utilizzi, acqua, farina, temperatura e così via, che insomma, deve essere molto importante, quindi radicale, determina nel tuo lievito una serie di meccanismi di adattamento che richiedono tempo. Quindi non avrai mai un effetto immediato, ti servirà tempo. Possono volerci 2 giorni, 3, 4, 5, 10 giorni, dipenderà da che tipo di modifica tu hai fatto. Sì, diciamo che conoscendo il tuo lievito te ne accorgi che si sta modificando. Sì, te ne Cioè, accorgi soprattutto se adesso noti io delle variazioni. l'Icoli non li conosco, quindi potrei aver detto una No, beh, stupidaggine. sicuramente anche liquidi, per esempio, se passi da una farina tipo 00 a una tipo 1, o a una tipo 2 o addirittura all'integrale 100%, noti delle grosse differenze, anche al naso soprattutto. Ma queste differenze all'inizio si tramutano in probabili effetti negativi, perché questo tempo di adattamento all'inizio è una guerra, no? È una Sì. A guerra mondiale all'interno, quindi cominciano a fare battaglie tra di loro sgomitare. per prendersi gli spazi. Dopodiché si arriva di nuovo a un altro equilibrio, quindi alla pace assoluta, e lì ti dà un risultato, però serve appunto un po' di tempo. Chiaro, 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 chiarissimo. E invece Salvo ci chiede, Giulio, sempre, che ne pensi dell'aggiunta di miele, come molti consigliano, per recuperare una madre? Dunque, un'aggiunta di miele, sì, puoi mettere dentro il miele perché si parla di zuccheri fermentiscibili, quindi che vengono utilizzati dai batteri e dai lieviti per fermentare, quindi sì, va bene. Occhio che però comunque il miele ha dentro fruttosio e così via, destrosio, fruttosio, eccetera, e puoi andare incontro magari a delle acidificazioni non troppo prevedibili, perché vengono usati dai batteri per produrre acidità. Quindi Meglio il malto, no? il malto con il maltosio ti aiuta i lieviti, ti aiuta anche alcuni batteri lattici. Meglio la farina. Quindi Ok. in tutti i casi, ragazzi, usiamo la farina, che quella già contiene quello che serve, non mettiamoci dentro troppe cose. L'unica cosa che va bene sì, è il malto quando siamo in presenza di una madre molto, molto scarica, di lieviti, Di per lieviti. esempio, ci mettiamo dentro il malto e lei migliora. Però lo facciamo solo per 1 o 2 rinfreschi, 3 o 4 al massimo, per dare quel boost, poi dopo Sì, si sì, sì. prosegue e si fa diversamente. Diverso è il caso, ed è una cosa che sto cercando di approfondire, su cui sto lavorando per prossime consulenze, è di andare a realizzare una pasta madre che abbia il suo ambiente, che non comprenda per forza di cose solo la farina. Quindi inserendo nella mia pasta madre altri ingredienti, altri elementi che abbiano un impatto sull'attività batterica, e che sono per esempio quelle che si hanno nel panettone, tipo gli zuccheri e così via, puoi ottenere una modifica dell'attività microbica selezionandola in qualche modo, sto lavorando e poi la integreremo nelle consulenze come alternativa alla classica pasta madre, insieme alla pasta madre di segale e così via, per poter creare un microbiota selezionato a monte in maniera diversa, grazie agli diversi stimoli che abbiamo dato al nostro lievito, e che quindi ci può portare anche a prodotti diversi. Diversi. Quindi Cioè, ma con parli l'ausilio di altri. della gestione proprio o della partenza? Di tu tutto un insieme Di delle tutto, cose. ah, Quindi proprio interessante. il concetto qual è? Che ho pensato, che non è nulla di particolare, però quando si fa un impasto di un prodotto finito, come può essere un pane o addirittura ancora di più un panettone, noi comunque in quasi tutti i casi stiamo realizzando un impasto che ha all'interno una quantità di ingredienti e una tipologia di ingredienti che è diversa rispetto alla pasta madre di partenza. E
Allora, perché non andare a replicare le condizioni che io potrei avere in un impasto all'interno del lievito stesso, quindi creandomi direttamente nel lievito la selezione che io già però ho nell'impasto finale, e vediamo che tipo di effetti ci possono dare. E posso assicurarvi che nelle prove che sto facendo c'è molta differenza fra un lievito madre classico e una madre che viene fatta lavorare diversamente. La vediamo nella spinta, in quanto cresce, nei sapori, nei profumi che sviluppa. Ed è interessante, secondo Detta così è interessante, poi Può, no, sì, vabbè, ti ma è lo sempre stai per... sperimentando, quindi immagino che Esatto, è sei. sempre per arrivare al concetto. Poi chiaramente dal punto di vista pratico bisogna capire tutto il resto, però per Esatto. capire dietro che tipo insomma, di effetti possiamo ottenere con la pasta madre, ci dà veramente delle vie pazzesche. Bello, 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 bello. Bene. Meno male che c'è qualcuno che fa gli esperimenti. No, perché poi sperimentare sulla pasta madre è difficile, cioè nel senso, cioè come dicevamo prima, se vai fuori dai canoni già ti si inchioda, succede quello, quell'altro, figurati farci esperimenti pesanti. Bene. C'è Fabio che fa una domanda molto specifica, leggila pure. Allora, se è vero che una percentuale del 4% di sali inibisce circa il 50% di LAB, lasciando infatti dati lieviti, cosa succede invece alla C2 prodotta dai lieviti e batteri? Allora, diciamo che nel caso del sale, sì, è assolutamente vero che lavorare con più sale rallenta l'attività batterica, perché si parla di una variazione della concentrazione di soluti, e il sale è uno di quelli più efficaci nel fare questo, nel legare molta acqua, quindi i batteri sono un po' soggetti a questo tipo di variazione, quindi vengono rallentati. I lieviti invece non li fa né caldo né freddo e continuano a crescere. Per quanto riguarda la CO2 prodotta dagli lieviti dei batteri, in generale la maggiore quantità di CO2 in una pasta madre è sviluppata dai lieviti. I batteri sì, la producono, ma è una quantità molto ridotta che non ha un impatto sull'aumento di volume veramente molto basso. Vi faccio un esempio: per la tesi che avevo fatto all'università, avevamo fatto degli studi su dei batteri lattici, quindi realizzando degli impasti con degli starter, si chiamano, cioè delle polverine di batteri che si possono inserire nell'impasto, che erano solo di batteri lattici, quindi erano degli impasti senza dentro nessun tipo di lievito di birra, eccetera, ma solo con questi batteri lattici. Questo tipo di studio era fatto per capire le caratteristiche dei batteri a livello di sostanze Prodotto. prodotte, consistenza del prodotto finito e così via. Ma la cosa che accomunava tutti questi prodotti era l'aumento di volume, che praticamente non c'era. Era veramente ridotto, perché la quantità di CO2 che producono questi batteri è veramente bassa, non dà questi aumenti di volume pazzeschi. E quindi se io vado a mettere il sale, rallento i batteri, ma comunque ho dentro i lieviti, l'aumento di volume ce l'ho lo Non stesso. c'è. Ah, ce l'hai lo stesso? Ce l'hai perché tu hai i lieviti, quindi ti fanno crescere lo stesso Ah, l'impasto, no, perché ok, comunque hai la sì, produzione di CO2 perché necessaria. Quindi inibisci la parte batterica, però i lieviti continuano. Inibisci la parte batterica, quindi ti porti O dietro comunque la tutte rallenti. le conseguenze del caso. Sicuramente hai un rallentamento dell'aumento di volume, perché comunque non avrai la velocità che avresti senza il sale, però l'aumento ce l'hai lo stesso. E infatti il panettone ha un sacco di zucchero che è molto simile al sale, e il panettone sale lo stesso, perché comunque c'hai lieviti che producono la CO2 che ti fa gonfiare il prodotto. Chiaro, chiarissimo. Sì, lo zucchero oltre una certa quantità ho letto che funziona come sale fondamentalmente, cioè Sì, e rallenta in infatti realtà la. le marmellate che mangiamo tutte le mattine hanno dentro lo zucchero, e sono fatte con lo zucchero per conservare la frutta. Ma zucchero e sale hanno un potere batteriostatico, quindi potere di rallentare i batteri, molto diverso. Infatti il prosciutto crudo, etichetta prosciutto crudo, su 100 grammi di prosciutto 5 grammi di sale. Ma quei 5 grammi di sale hanno un impatto pazzesco sulla Certo. conservazione, perché il sale è molto più forte rispetto allo zucchero, di circa 10 volte superiore. Ciao Marco.
Bene, bene, bene. Quante cosine interessanti. Allora, il mondo della pasta madre per me è affascinantissimo, perché poi ci sono dei piccoli micromondi all'interno, cioè già è micro, e più guardi dentro, più c'è da scoprirci. Credo che abbiamo Allora, risposto a c'è tutte le tue Roberto. domande. Prova, vai, 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 se ne trovi qualcuna, vai. Roberto Vanini, c'è Roberto che mi chiede: aggiungere zucchero fruttosio alla pasta madre, se la vediamo non performante, può andare bene al posto del malto? Allora, non tanto secondo me, perché si parla di molecole, di sostanze che possono portarti anche fuori strada. Per esempio, il fruttosio, Roberto, è utilizzato dai batteri per acidificare. Quindi dipenderà dal tipo di problema che hai. Se hai un difetto di spinta, quindi se non ti sale bene a volume, puoi metterci dentro il malto, che è un po' meglio. Se hai un difetto di acidificazione, magari il fruttosio ti può aiutare, ma in quel caso arriveresti soprattutto all'acido acetico con il fruttosio. Quindi dipenderà un pochettino da cosa hai sviluppato. Io generalmente, comunque, non consiglio l'inserimento di cose strane se non appunto eventualmente il malto. La farina, farina, Farina va farina e bene così. pazienza. Farina e pazienza. E io ho una domanda per te, Giulio. Allora, noi quando facciamo la pasta madre, ma anche se guardiamo quelli che la fanno, eccetera, eccetera, grazie Michele, vediamo fare alcune operazioni. Scusate, c'è Siri che ogni tanto Anche a me ogni parte, tanto insomma. parte, Siri. Cioè, vediamo fare per esempio la laminazione, cioè alcune cose che fondamentalmente si pensa possano servire alla salute del lievito. Invece è così? Servono veramente tipo la laminazione? Beh, mi viene in mente solo quella in realtà. Sì. No, O il in taglio, so realtà. che il taglio che si fa sopra. Esatto, allora, laminazione e taglio sono forse due esempi emblematici. Allora, ragazzi, la laminazione, ok, facciamo le pieghe e si dice che si mette dentro ossigeno, ma secondo voi quanto ossigeno può essere inserito con due pieghe? Molto Soprattutto dopo difficile. che è stata un'impastatrice per Esatto, 10 minuti. quindi è molto difficile dire che io faccio la laminazione e sto ossigenando il mio lievito. Sicuramente la laminazione invece risulta efficace se non riusciamo a impastare il lievito. Per esempio, se stiamo facendo 10 kg di lievito madre nella spirale appena comprata, nuova di pacca, non vogliamo rovinarci la macchina appena comprata, ci fermiamo un po' prima, ci facciamo la laminazione per arrivare alla consistenza necessaria. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire sviluppare il glutine, che è quello che serve in un impasto qualsiasi, ovvero anche nella pasta madre, ma non per ossigenare il lievito. L'ossigenazione del lievito avverrà solo nelle fasi di impastamento iniziali, dopodiché quell'ossigeno non viene più inserito perché abbiamo il glutine che fa da barriera, e dopo mezz'ora è esaurito perché i lieviti lo consumano e si fa fermentazione, punto e stop. E quindi non ha nessun tipo di effetto. Anche la croce, come dico, anche nelle consulenze spesso si fa per benedire il lievito, ma il Signore ha ad altro a cui pensare rispetto al nostro lievito, e quindi possiamo anche non benedirlo. Sicuramente la croce, se vogliamo essere super precisi, ti dà un riferimento abbastanza utile, che è quello che insomma ti porta ad avere la croce che si apre, no? Quindi quando si apre la croce completamente, più o meno so che il lievito madre ha raggiunto un buon volume. Appunto, un buon volume, ma quale volume dipende. Quindi meglio valutare con una bella caraffa graduata a livello iniziale e a livello finale, così siamo a posto. Abbiamo un ospite, Giulio, che lo conosci, lo faccio entrare. Chi è? Federico. Ah, Federico! Anche Grande lui Federico. tuo corsista, se entra, eccolo qua. Eccolo. Ciao Fede. Buonasera, buonasera. Ciao. Piacere. Ciao a tutti. Ciao Giulio, come va? Come va? Tutto bene? Io a posto, te Fede? Sì, tutto a posto, a posto. Dai, sono contento. Senti, io volevo farti una domanda, Vai. Giulio. Perché proprio adesso parlavi appunto della laminazione, del taglio, se deve essere fatto o non deve essere fatto. Io ti voglio portare una domanda sulla mia esperienza.
A me è capitato che, soprattutto nel primo periodo estivo, quindi quando io dentro casa, adesso ho 29 gradi, sono in mansarda, non so se si può vedere, ma è un delirio, anche se ho i condizionatori, ma comunque sia un delirio. Per fortuna ho la grandinetta, però con i primi caldi il lievito è andato un po' in pappa. Quindi è andato in lattica, appiccicoso, si riusciva difficilmente a creare un glutine abbastanza resistente perché il lievito mi buttava fuori acqua praticamente, quindi rimaneva molto appiccicoso. Ho notato che fare il taglio, quindi in quei giorni lì in cui il lievito era particolarmente andato a male, diciamo, non è proprio il termine giusto, però insomma non era in forma appunto. Mi ha aiutato a farlo asciugare rispetto a come lo tengo sempre, che lo tengo in un contenitore Gastronom, come penso la maggior parte delle persone, insomma. E mi ha aiutato, insomma, adesso non voglio dire a portarlo sulla cetica perché non è giusta come informazione, A renderlo meno appiccicoso, diciamo. Sì, mi ha aiutato molto velocemente comunque sia a riequilibrare perlomeno la consistenza e di conseguenza dopo in quel preciso momento ho riequilibrato anche il lievito che se lo avessi continuato a tenere dentro un gastronom chiuso fondamentalmente. Allora Federico, sì, diciamo che il taglio sicuramente, come vale anche per il pane, per esempio, no? Quando facciamo il taglio, cosa facciamo? Andiamo a creare una variazione sulla struttura del glutine, quindi si abbassa la tensione del glutine sulla superficie, quindi l'impasto, grazie al taglio, ha uno sfogo migliore e riesce a crescere meglio anche in altezza, quello sicuramente. E quindi comunque da questo punto di vista può essere utile il taglio. Il taglio ti dà un aumento della superficie esposta e quindi anche quello ti aiuta nel far perdere quella umidità in eccesso che nel tuo caso poteva essere presente e che ti può insomma, essere stata utile per dare un piccolo equilibrio alla pasta madre. Però bisogna capire fino a che punto è arrivato il taglio, cioè bisogna capire quanto realmente sia stato utile lui. E invece quanto lo è stato Esatto. la tua gestione, l'approccio che hai fatto con il rinfresco al caldo, come hai fatto insomma, l'acqua che hai messo, il rapporto e così via. Tra l'altro, per riallacciarsi alla domanda che ha fatto Federico, che c'entra sì e c'entra no, però è sempre gestione chiusa o meno, c'è Salvo che ci chiede se la chiusura ermetica sì o no. Il lievito è un'attività anaerobica, quindi è corretto dire che va bene chiuderlo ermeticamente. No, nel senso Ok. che l'attività anaerobica c'è, punto e stop, nell'impasto, perché è l'impasto, il cuore del lievito che interessa a noi, non è il contenitore in cui lui lavora, perché quello a lui non interessa. Loro vivono nell'impasto, quindi nell'impasto avranno attività anaerobica sempre, perché c'è, appunto, ripetiamo, la maglia glutinica che fa da barriera all'entrata di qualsiasi tipo di gas. Quindi quando l'ossigeno che noi abbiamo inglobato con l'impastamento si esaurisce, lì dentro ci sarà anaerobiosi. E difatti c'è un'attività di fermentazione, se no non avremmo fermentazione. Quindi il fatto di tenerlo sì e no all'aperto interessa sì e no all'aperto, perché comunque lui andrà sempre a fermentare. L'unica cosa che succede che cos'è? Che se noi andiamo a lasciarlo all'aria aperta, la superficie del lievito sarà esposta all'aria, secchierà e potremmo, se vogliamo essere precisi, avere delle condizioni di microossigenazione sulla superficie, sulla crosta, no, del lievito, che però Ah. poi è quella che si va a scartare, quindi il cuore rimarrà sempre in anaerobiosi. Rimane sempre in superficie, quindi. Rimane sempre, esatto. E, idem se mettiamo pellicola, c'è sempre la maglia glutinica. Quello che magari puoi avere se chiudi con un contenitore ermetico è il fatto che l'alcol che va via dall'impasto va a saturare l'atmosfera del contenitore, ma sono dettagli, ripeto, sono dettagli, Sì. quindi l'importante è che sia ben gestito il lievito.
Comunque io mi sono trovato nella stessa situazione simile, infatti ne parlavamo con Federico, sempre al cambio stagione, anche perché è lievito lo stesso, quindi bene o male si comporta nello stesso modo. Lo Giacomino. gestiamo. Lo Giacomino, bello gestiamo. Giacomino. Giacomino, sì. Lo gestiamo più o meno nello stesso modo, quindi è logico che si comporti più o meno nello stesso modo, anche la farina è la stessa. Io però ho visto che tenendolo libero completamente, cioè io lo tengo libero. In una ciotola faccio la laminazione e lo tengo in una ciotola grossa, senza metterlo nel gastronorma, magari piccolino in modo che stia dentro o in un vaso. Cioè il mio è proprio libero e ho notato che si bagna meno esternamente. All'interno non è molto diverso, secondo me, però boh. Esatto, cioè bisogna scindere l'esterno e l'interno. Cioè è vero che l'equilibrio di acidità del lievito ti crea delle croste, no, che si sviluppano diversamente, tipo la crosta che si stacca, che secca bene, delle volte capita che non fa crosta. Che non, Ma certo. lì non è tanto l'ho messo coperto, l'ho messo scoperto, è quanto è come ha sviluppato lui, cioè che acidità mi ha creato. E quindi è proprio un po' diverso il discorso, che bisogna sempre valutarlo un po' nella sua integrità, perché il coprire o non coprire, insomma, dipende. Per esempio, se metti il lievito in un ambiente molto umido, lui fa una pellicina, ma non ti fa la crosta, Non fa la crosta, anche esatto. perché l'ambiente non gli consente di seccare, quindi appunto dipende abbastanza questa cosa. Sotto Sì, questo punto di vista io ho già avuto l'esperienza contraria, ovviamente, cioè la mia grandinetta abbassa parecchio l'umidità e quindi se continuavo a tenerlo scoperto e si creava una crosta anche particolarmente spessa che ha pregiudicato proprio lo sviluppo del lievito, tanto che da Esatto, un giorno così. Esatto, all'altro il lievito invece che magari 2 volte e mezzo, no, a volte il lievito non arrivava al doppio, dico. Che è è successo? successo. Invece è successo che lui, volgarmente dicendo, si è seccato troppo, Esatto. e anche c'è anche una componente meccanica nella crescita del lievito Bravissimo, se si crea la bravissimo. crosta. Adesso Bravissimo. faccio vedere come lo sta tenendo, infatti. Bravissimo. Però è solo una cosa estetica, fondamentalmente, cioè È una non cosa, pregiudicando quella sì, diciamo pellicolina. estetica. Il volume è chiaramente importante per valutare il lievito, Esatto, sì. e quindi poi ha un collegamento Ti sulla gestione. perdi Ti un perdi elemento un di lettura, tassello, diciamo. diciamo, ecco. Sì. Sì, perché ti Hai. inganna. Cioè, se il Sì, giorno è prima aveva bravissimo. fatto il Ti inganna. triplo, il giorno dopo il doppio, che è successo? Invece, la Chiaro, chiaro. Sì, componente sì, 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 sì. umidità è anche importante per quello. Sì, io adesso gliel'ho abbassata così tanto perché tra l'altro, adesso nella mia cella è comparso anche un deumidificatore. Cavoli, super Sì, attrezzati. sono. Sì. Ho una cella abbastanza grande, quindi sono riuscito a trovare un piccolo deumidificatore che ci stava dentro ed è on-off, quindi riesco a pilotarlo con un umidostato esterno, con una sonda interna. Sì, ho fatto un accrocchio, però ho esagerato perché adesso c'è troppa poca umidità. Infatti, da non fare completamente la crosta, adesso invece fa una crosta molto spessa. Perché vedi, Vabbè, sì. Ah, ho scarica visto. l'umidità in maniera Vabbè, diversa, si quindi regola anche lì. non è perché è Fare più meno. acido o meno acido, perché l'ambiente che tu gli hai creato gli consente di perdere più Esatto. umidità. Questo Tareremo è il bene anche quella discorso. cosa lì. C'è Davide che ci fa una Siamo domanda. Ho malati, va? notato. Bravo Fabio, siamo malati veramente, cavolo. Sì, Chi è che? è una malattia, sì, questa è proprio una Sì, malattia. una malattia, sì. Io da febbraio che dico, ah, ho sfarinato il lievito, c'ho il lievito sfarinato da febbraio, ancora lo rinfresco ogni giorno. Sì, è così. E non lo usi, e non lo E non usi. lo uso. Dai, le ultime Quando ce domande l'hai perché non vuoi più abbandonarlo. io tra l'altro No, c'ho il pane da tirare fuori dalla cella. E mi sono tarato sull'ora e mezza, quindi tra un po' sull'ora e mezza di diretta. Allora, Mo ho visto anche Davide. Mirko, c'è anche Mirko in live. Ah, ciao, io sono indietro perché ho le domande. Ciao Mirko. Allora, il Fornomatto ho notato che leggendolo al rientro dalle farine aveva accumulato acidità ed aveva una crosta molto spessa. Allora, aspetta che mi Ah, sono legandolo, perso. Madonna. Sì, Allora, io ho Davide, ho notato che acidità. legandolo al rientro dalle ferie aveva accumulato acidità ed aveva una crosta molto spessa, rinfrescando nuovamente. Sì, Davide, perché chiaramente in quel caso è rimasto tanto tempo e quindi ha seccato
molto, la crosta era molto secca per quello, perché ha perso molta umidità. Più tempo sta lì senza essere rinfrescato, più tende a svilupparti la crosta. E quello è, ripetiamo, è sempre un problema di ambiente, quindi che ti va a togliere umidità al tuo lievito. Chiaramente la perdita di umidità in un impasto significa la sottrazione di acqua per i batteri, per i lieviti, quindi comunque ha un impatto anche diretto sulla sua attività, però quell'impatto riguarda la crosta che vai poi a scartare, no? E poi il cuore, che avrà sempre più o meno la stessa umidità, rimarrà allo stesso, insomma, stesse condizioni di prima. Sì, inganna la lettura, però in Esatto, realtà inganna la poi lettura, esatto. sì, che non è. Cioè, poi adesso la stagione è avanzata, quindi ci riprendi la mano, però quando c'è il cambio, poi tra l'altro quest'anno è stato repentino, cioè siamo passati da giornate miti a giornate veramente calde con umidità importante, quindi magari quest'anno si è visto un po' di più del solito. Ciao Mirko, ciao ciao, adesso l'ho visto Mirko, madonna come sono indietro. Bene, Ciao ragazzi, è Mirko. stata una chiacchierata fantastica. Differenze tra lievito chiuso ermeticamente, ma questo l'abbiamo già detto, e Ah, completamente no, libero però o qua c'è quello un chiuso. discorso interessante. Aspetta un attimo, Ah, scusami, vai, vai, Rudy. vai, vai. Vai, vai. Esempio, quando lasciamo il lievito chiuso in un contenitore, che succede? Che tutte le molecole aromatiche che sono volatili vanno nell'aria, ma rimangono intrappolate nel contenitore. Quando tu apri il contenitore, ti viene la tafiata, si dice, la tafiata di molecole al naso, e sembra che quel lievito abbia profumato di più rispetto a quello invece che era libero, dove tutte le molecole sono andate nell'atmosfera, quindi non le senti più. E questa differenza, ragazzi, conta, perché se tu apri un contenitore bello chiuso, con tutto dentro, apri, ti viene proprio la botta di profumi. Se invece è l'aria aperta, è chiaro che tutti i profumi sono volatilizzati, non li senti più, E o non li li senti senti più. con meno intensità. È la stessa cosa, Giulio, sul panettone, per chi Esatto. sa sviluppare il primo impasto chiuso, il primo impasto aperto. Non è solo una questione di umidità, è anche dei sapori. Esatto. Perché io l'ho ritrovata questa cosa. Cioè, Certo. sapori, odori, comunque sia, l'ho ritrovata sia nella mattina mentre assaggiavo l'impasto fermentato e anche nel panettone, a parità ovviamente di sospensioni e tutto, perché uno fa il panettone al cioccolato, uno fa il panettone. L'arancia ovviamente non è che poi fatta nei Sì, confronti. però a Certo. livello poi del prodotto, cioè il prodotto in questo caso del lievito, non cambia. No, perché cambia solamente la percezione che noi Cambia abbiamo la avuto, no? percezione, esatto. Cioè questa botta di aromi che erano intrappolati nelle contenitori, che poi aprendolo sono arrivati al nostro naso, che li ha percepiti. Viceversa, se lo hai lasciato appunto libero, questi aromi sono stati dispersi nell'aria, quindi non hai Chiaro, più chiaro, potuto chiaro, chiaro. percepirli con intensità. Però il lievito dentro, se lavori con le variabili che vanno gestite, poi più Quello o è. meno avrà quel comportamento lì. Sì, poi c'è Fabio che probabilmente non è stato attento, ma la cilindratura si potrebbe evitare? Se si facesse un Sì, io non la semplice faccio mai, diffusione. Fabio. Io non la faccio mai la cilindratura, soprattutto quando sono in produzione. Non voglio perdere un minuto in più di tempo della mia vita per rinfrescare il lievito. Quindi faccio la pallina e la metto nel contenitore. Poi chiaramente quando sei in fase di mantenimento puoi anche decidere di farla non tanto per migliorare il lievito quanto per poterlo poi magari avvolgere a spirale e metterlo nel contenitore, perché la spirale ti dà un po' più di tensione all'impasto e lo fa crescere meglio diciamo, in fase di mantenimento, però in produzione pallina e via senza problemi. Infatti questo te lo volevo chiedere. Quando vai a fare, io quando non c'ho voglia non la faccio la laminazione, no? Però effettivamente poi il lievito è diverso, cioè l'alveolatura, la lettura anche in questo caso del lievito è diversa se fai la pallina, la metti lì e se fai la laminazione. Sì. Però lui a parità, secondo me a parità di incordatura o comunque sia di Ah, sviluppo la glutine, ok? laminazione. Perché se tu riesci a sviluppare, secondo me, un glutine abbastanza Bravo. E lo buono devi incordare di più allora. prima, Bravissimo. esatto, devi incordarlo di più, Ti dico no di più. poi anche non lì, cioè se è Chiaro, già chiaro, chiaro, chiaro. incordato, se lo Bravissimo. fai a cilindro, lo fai a palla, lo fai a stella, lui Bravo non gliene Federico. frega Quello che niente. conta è l'incordatura, cioè il glutine che va a svilupparsi. Se lui ha insomma, sviluppa un glutine scarso,
lì sì, senti la differenza, ma perché il glutine non ti Chiaro, chiaro. permette di far arrivare debito a volume desiderato. Guardate, mi è capitata una cosa, mi sono dimenticato un giorno perché io lo impasto in spirale però, sia per non sforzare troppo la spirale perché credo di aver fottuto un cuscinetto, non lo so, sia per motivi proprio di un po' di velocità. Impasto il lievito non fino alla fine, appunto, quindi non crea un glutine e lo tengo coperto col suo stesso contenitore sotto sopra. Un giorno l'ho dimenticato 2 ore lì invece che 10 minuti. Sono andato a riprenderlo, non so se stupidamente ho fatto, cioè l'ho laminato, l'ho rilaminato, dico cavolo, l'ho laminato, l'ho messo a riposo. E beh, il giorno dopo non era la stessa cosa, perché lui comunque sia in queste 2 ore è partito. E poi soprattutto a temperatura ambiente, mi sembra che stavano sui 25-26 gradi. E quindi anche volendo parlare solo di gas, se la persi. Il Sì. giorno dopo, non, cioè, un po' mi sono impaurito, ma poi ho ricollegato a quell'evento lì. Quindi secondo me anche il tempo di impasto, il tempo di rinfresco può giocare in determinati casi Assolutamente sì. un ruolo fondamentale. Assolutamente Tan sì. tan tan tante persone che o non vuoi mi chiedono qualche consiglio anche a me quando metto le foto su Instagram, ok. Tanti mi dicono, ah, ma io ho rinfrescato, ci ho messo 45 minuti. Dico, ok, tu ci hai messo 45 minuti, ma in 45 minuti Qualcosa è il successo? lievito, qualcosa è successo nel frattempo, Eh sì. quindi tu devi cercare anche di prendere una velocità, non ti dico una skill, però comunque sia, ti devi dare Beh, un ma tempo contenuto nel poter fare il fresco. sta sempre nella costanza, perché fondamentalmente se però ci metti Certo. sempre 45 minuti e impari, diciamo, Beh, a ovvio. gestirlo in quel modo, Bravo. sì. Però devi Sì, è... capire che il lievito ha già 45 minuti di fermentazione. Esatto, Il momento in cui sì. lui sente la farina, anche senza l'acqua, ovviamente anche con l'acqua, ma nel momento in cui sente la farina lui comincia a mangiare. Sì, Sì, è poi vero. dipende anche dalle temperature che hai in ambiente. Adesso stiamo andando Certo. proprio così a Sì, braccio, vabbè. però dipende sempre anche dalle temperature, perché Ciao io Davide. d'inverno sono a Ciao 18 Davide, gradi. buon rinfresco. Ciao Davide, buon rinfresco. Ad inverno c'ho 18 gradi, che non succede quasi nulla di 18 gradi. No, no, vogliamo dirlo quanti gradi hai adesso in casa? No, Dove dai, tutti no. Perché abbiamo mi devi 28-29 fare? gradi? Perché dobbiamo farci odiare da tutti? Ma non lo Beh, so. io in taverna senza aria condizionata c'ho 23 gradi. In casa Bella vita, pure, cavolo. però c'è l'aria condizionata. In taverna Io senza boh. aria condizionata 23 gradi. E 18 d'inverno. Cioè io ho 18 gradi, 9 mesi all'anno e 3 mesi c'ho questa temperatura qua di 23. Sì, sono fortunato. Allora, Michele chiede, Michele, vai. interessante. Un lievito incordato e uno non incordato, oltre a sviluppare diversamente in volume, dandoci letture diverse, come si comportano all'interno? Allora, lievito incordato presuppone aver subito una tempistica di impastamento superiore e quindi verosimilmente anche più inglobamento di ossigeno. E quindi vuol dire avere magari un miglioramento nell'attività dei lieviti. Un lievito non incordato presuppone aver subito meno tempo di impastamento, quindi meno ingolamento di ossigeno, quindi minore attività dei lieviti. E il glutine, l'effetto barriera del glutine all'ossigeno avviene se il glutine è ben sviluppato, come se fosse un palloncino, no, che copre insomma, il tutto all'interno. Se questo glutine non è sviluppato, se la barriera è leggermente compromessa perché l'impasto non è incordato, potremmo avere magari in quel caso più scambi di ossigeno, quindi andare incontro a maggiore acidità acetica, perché l'ossigeno è una sostanza che aiuta i batteri lattici a sviluppare più acido acetico. E faccio un piccolo esempio. Una volta ho sbagliato, ecco, per dimenticanza, dovevo fare il rinfresco e l'ho lasciato in macchina, per dimenticanza, dovevo fare la consulenza, l'ho lasciato in macchina senza impastarlo troppo, penso un paio di minuti di impastamento e basta, poi ho spento la macchina, quindi era ancora un impasto molto molto grezzo. L'ho lasciato là per, penso, 4 ore. Mi sono proprio dimenticato completamente di rinfrescare. Sono andato anche in palestra, mille cose. Sono tornato, no, il lievito, cavolo, il lievito. Ecco, vado là e niente, aveva un'acidità acetica pazzesca. Quindi aveva sviluppato
una quantità di acido acetico molto molto alta che mi ha dato molti problemi anche dopo. Quindi, diciamo, nei giorni successivi ho avuto molti problemi nell'andare a recuperarlo. tornare all'equilibrio corretto. Perché? Perché in quel caso avevo creato un glutine veramente esiguo. Quello era esposto all'aria in maniera pazzesca, ha perso un sacco di umidità, quindi ha ridotto la percentuale di acqua che io avevo inserito all'interno e di conseguenza è andato in acetica in maniera pazzesca. Proprio E d'impatto. quindi per dirvi che comunque sì, le differenze tra un impasto incordato e un impasto non incordato le abbiamo, sia dal punto di vista di quanto cresce, ma anche in parte a Ah. livello microbiologico, sicuramente sì. Ok. Sì, qua c'era Volevo stata allacciarmi una. a questo. No, Alla volevo discussione che c'era aggiungere. stata? No, 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 Ti no, è ricordi? un'altra No? cosa. Ah. Sempre qualcuno che magari mi chiede dei consigli che loro impastano a mano. Mi è capitato di un paio di persone che continuavano a avere questo lievito acetico e io dico: guarda, io non sto lì, mi mandi solo delle foto, ma secondo me questo lievito tu lo impasti troppo poco o non riesci a impastarlo. E ogni giorno che vai avanti a impastarlo sempre poco e lui prende sempre più acetica, poi impastando a mano farai sempre più fatica. Ci avrai un Esatto. lievito che arriverà che al 50% sarà comunque sia un mattone. E quindi è un gatto che si morde la coda, Eh sì, cioè. e diventa problematico perché quando si va tanto in acetica è pericoloso, perché l'acido acetico, ricordiamo che è una sostanza antifungina, che infatti si utilizza nelle conserve per conservare la verdura e così via, perché entro certi valori di Lui lo pH sa bene, lui lo sa bene. Ti distrugge i ti lieviti. va proprio ad Esatto. ammazzare i lieviti. Sì, lo so benissimo io. E lo sa benissimo. E quindi se io non governo correttamente l'acido acetico e se il mio lievito madre poi va a un pH che garantisce all'acido acetico di agire sui lieviti, io vado a perdere totalmente volume. Ed è quello che era successo a me. Io lo lasciavo in cella a 16 gradi, 18 gradi, eccetera, e non saliva. Non saliva e si strappava totalmente la superficie, perché lì ero in acetico in maniera pazzesca. Quindi è una cosa che va capita per poter poi sapere dove intervenire. Chiaro. Sì, no, io stavo una volta ho fatto una mezza, no, discussione, però ne avevamo parlato perché qualcuno sosteneva che il grado di impastamento non influisse sull'acidità, fondamentalmente, lì si parlava di sviluppo di acidità acetica o lattica. Perché poi anche se leggi su Omnia comunque ti dice che una Ecco, certa influenza ce l'ha, però dipende dal livello, l'influenza certo. ci può essere in maniera, ripetiamo sempre, non diretta, ma per una concatenazione di elementi che partono dal mancato impastamento e ti portano poi ad avere un sbilanciamento di acidità. Sì, se Sì, e vogliamo poi deve dirlo, essere. Giulio, poi deve essere Cioè, ripetuta la cosa, non basta una volta, se una esatto, volta. Esatto. assolutamente sì. È sempre il lievito madre una concausa di più Esatto, ma eventi. questo vale. È sbagliato dire impasto poco, allora lo porto sull'acetico. Ma No, infatti, no, cioè. assolutamente no. Questo vale per qualsiasi organismo vivente, da una cellula batterica al nostro corpo. Non c'è mai un solo fattore che ci porta a un risultato, ma sono sempre l'insieme degli fattori nell'ambiente in cui viviamo, eccetera, che ci vanno ad influenzare. E lo stesso vale per i batteri. E quindi non possiamo dire faccio X e ottengo Y, dobbiamo capire tutto l'insieme delle cose, come si combinano e sapere E dove possiamo arrivare. arrivare. Bene, ragazzi, allora abbiamo fatto la live più lunga della storia del profilo di giochi di gusto e sono contentissimo perché è stata bella, non avevo dubbi. Ho fatto l'intruso Tu hai stavolta. fatto l'intruso, È sempre un benissimo. piacere, Federico. No, sono stato contento Anche perché mio. hanno partecipato in tanti, hanno fatto domande, eccetera, eccetera, e tutte interessantissime, tutte centrate, quindi bravissimi tutti veramente, chi ci ha seguito. E bravissimo Giulio, vabbè Federico, no, Federico è un grande. Io, guarda, io
il corso che ho fatto con te l'ho fatto forse dopo che Federico aveva fatto, l'aveva non fatto. Ricordo, mi pare di sì, comunque sì. No, o prima non mi o poco prima vicino stesso periodo. Sì, perché era periodo di panettoni, era periodo di sì, panettoni. Mi ricordo, sì, sì, sì. Io c'avevo sto lievito messo proprio a che si inchiodava un giorno sì un giorno no. E poi strano, era strano il mio lievito. Fede, la gente non ci crede, ma il mio lievito era anche quando non si inchiodava era stranissimo. Io ci credo, anche se non l'ho visto mai dal vivo. No, però ne parlavamo. Le foto, le foto, anche gli impasti a 4.1 in cottura. Sì, arrivavo a acidità sugli impasti, sul primo impasto, erano incredibili. E vabbè, vabbè. Ah, poi riuscivo è andato a anche questo, dai. Poi riuscivo a farlo il secondo impasto, riuscivo a impastare. Vabbè, e comunque è passato anche quel periodo lì, maledetto. Va bene, sono contento così. Dai, io concluderei con i saluti, così vado a tirare fuori il pane che devo metterlo in forma, perché vado a letto tardi stanotte. E faccio forma, è stato un piacere, ragazzi. No, è stato, sì. È stato un onore anche per noi. Sì. Sono contentissimo. Dai, io vi saluto e saluto tutti quelli che sono rimasti con noi fino alla fine, più o meno sono stati sempre lì. Ciao a tutti ragazzi, grazie a tutti per aver visto la live, per le mille domande super interessanti che avete fatto, e magari le rifacciamo magari la prossima volta, un'altra volta, tutti insieme, così riusciamo a concludere tutto. Esatto. Ok, grazie. Sono qui un attimo, dai. Ciao ragazzi, buonanotte, ciao, buonanotte. Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao.